Si intitola Mettiamo un fiocco allo sport, l'iniziativa dell'associazione Una Voce per l'Anoressia. Ne parliamo con Paolo Massa. Di che cosa si tratta? Allora, la giornata del fiocchetto Lilla è in effetti una giornata mondiale che è dedicata a quelli che hanno il disturbo del comportamento alimentare. In Italia sono da 5 anni, che dal 2002 che ci si è creata questa giornata, grazie a Stefano Tavilli dell'associazione Mi Nutro di Vita. Noi quest'anno, essendo dal 13 febbraio, quindi siamo nemmeno di un mese dalla nostra nascita, abbiamo pensato di cominciare a coinvolgere anche Ischia in questa giornata, cioè sensibilizzare le persone a quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare. Nel nostro piccolo abbiamo coinvolto appena la pallavolo e la pallacanestro del comune di Ischia. Infatti mi dispiace non aver iniziato con tutta l'isola d'Isola di Ischia, che sarà sicuramente il nostro obiettivo dell'anno prossimo. Quindi per adesso, per fare una cosa un po' più semplice, abbiamo organizzato un momento di riflessione, quindi di festa per quanto riguarda gli atleti, e invece poi con i genitori e con chi sia interessato a sapere un po' di informazioni avremo un incontro alle 17:30 al Teatro Polifunzionale. Ringrazio il Comune di Ischia per la disponibilità del teatro e gli amici del Teatro di Ischia che ci hanno dato questa possibilità, e quindi noi automaticamente in quel momento là ci sarà un momento per i genitori, che la nostra associazione mira a informare principalmente la mia figura e quella di Anna e quella di un genitore che va dai genitori. Quindi sarà un momento importante che io spero che sia utile alla causa.